grazie a FIAIP per avermi invitato anche questa volta, grazie a voi per essere intervenuti. Il mio intervento verte su alcuni istituti giuridici, alcune problematiche di cui si parla, specialmente oggi, come dice il titolo del convegno, in questi momenti di crisi. Ora sì, va bene? Forse è meglio fare con la vecchia maniera, col microfono, e sperando che non succedano altri inconvenienti. E dicevo, figure giuridiche che oggi in tempo di crisi hanno non preso il sopravvento, di cui si dibatte, certo non sono una medicina per la risoluzione della crisi, ma alcune fattispecie che andrò ad analizzare forse possono quantomeno addolcire la pillola, forse possono essere utilizzate con maggiore frequenza per la contrattazione immobiliare rispetto a tempi normali, non di crisi. Avete sentito sicuramente parlare, e il titolo del convegno è in questo senso, di figure quali la locazione con patto di futura vendita e la locazione con patto di opzione, sempre finalizzato alla vendita. Allora, partirei dalla prima figura, anche perché mi dilungherò poco su questa prima figura, che non trova grossi appigli normativi e non ha effettivamente un aggancio pratico e uno sviluppo nella pratica per i motivi che andrò a dire. Il cosiddetto patto la cosiddetta locazione con patto di futura vendita. Diciamo che innanzitutto questa figura atipica, ma più che atipica direi spuria, ibrida, che non trova riscontro nel codice civile né in altra legislazione, a meno che non si voglia far riferimento a quello che è il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1526 del codice civile, dove, trattandosi della vendita con riserva di proprietà, argomento di cui parlerò successivamente, si dice che la stessa disposizione, si parla di risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, la stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione e sia convenuto che al termine di esso la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti. Ma l'opinione decisamente prevalente, oserei dire quasi unanime in dottrina, sostiene che questa figura, locazione con patto di figura vendita, è decisamente da inquadrarsi nell'ambito della vendita con riserva di proprietà, al di là del cosiddetto nomen iuris, nonostante si parli di locazione. Però la causa contrattuale, la funzione, lo scopo socio-economico e pratico che le parti pongono in essere nella realizzazione dei loro intenti è costituito da una vendita e quindi da un trasferimento di proprietà, dove i canoni si sa benissimo fin dall'inizio che sono versati, che sono pagati in conto prezzo. È vero che anche altre ricostruzioni contrattuali, c'è chi ha parlato di vendita di locazione a termine, cioè di una sorta di locazione che a un certo momento si trasformerebbe in compravendita, chi ha parlato di contratto misto composto dalle due distinte cause della locazione e della vendita, ma dicevo che la tesi decisamente prevalente, per non dire assolutamente dominante, è quella che inquadra questa figura nell'istituto della vendita con riserva di proprietà o con patto di riservato dominio, meglio o peggio conosciuta come vendita a rate.
In cosa consiste velocemente questa figura? Le parti stipulano un contratto che porta il titolo locazione, ma con patto di vendita, e dove, come dicevo prima, si prevede fin dall'inizio che i canoni sono versati in conto prezzo. E quindi, al momento in cui si stipula il contratto, si sa già che l'effetto finale dovrà essere un trasferimento di proprietà. Tizio loca a Caio questo determinato bene immobile per il canone di euro X mensili per la durata di anni 15, dopodiché acquisterà automaticamente la proprietà. È facile addivenire alla conclusione che il canone, anche se si chiama così, anche se si parla di canone, ma in realtà è un prezzo, e quindi qui siamo in presenza di un'ipotesi di un trasferimento immobiliare con effetti differiti che si realizzeranno al momento in cui sarà pagata l'ultima frazione di prezzo, esattamente come la vendita con riserva di proprietà. Ma questa figura trova, come dicevo prima, poco spazio nell'esperienza pratica, mentre nell'esperienza pratica trova sicuramente molto più spazio, specialmente negli ultimi periodi, negli ultimi tempi, trova molto più spazio la figura della cosiddetta locazione con patto di opzione. Quella che avrete sentito sicuramente sui giornali e attraverso i mezzi di informazione, che viene denominata con l'espressione anglosassone rent to buy, perché oggi ci si esprime sempre con questi termini particolari, non si dice loca per vendere, ma rent to buy, perché fa più in. Come prima c'è stata, no, qui veramente devo dare atto agli organizzatori che c'è stata la pausa caffè, perché generalmente c'è il coffee break, così come c'è il lunch e non il pranzo. Vabbè, insomma, lasciamo perdere, le cose vanno così, quindi... Dopo c'è, ecco, volevo ben dire, quindi nessuna meraviglia che attraverso i mezzi di informazione si parli di rent to buy, che significa per l'appunto loca per vendere, dove lo scopo finale potrebbe e dovrebbe essere la vendita, però qui non c'è niente di scontato. Qui abbiamo due figure contrattuali diverse che si incontrano e che sono la figura della locazione, disciplinata generalmente dall'articolo 1571 del Codice Civile, e la figura della opzione, 1331 del Codice Civile. In buona sostanza, abbiamo qui davvero ed effettivamente una locazione. Quindi al momento in cui si parte, mentre prima già sapevamo fin dall'inizio che si andava a finire nel trasferimento di proprietà e quindi era improprio definire la figura contrattuale alla stregua di una locazione, qui invece si parte effettivamente con una locazione, ma insieme alla locazione viene stipulato un altro contratto, che è il contratto di opzione, in forza del quale viene attribuita al soggetto potenzialmente acquirente la possibilità di acquistare la proprietà dell'immobile imputando i canoni già pagati a titolo di locazione al prezzo di acquisto che sarà quello determinato contrattualmente e che risulterà dal contratto per l'esercizio della opzione. Allora, brevemente un tentativo di ricostruzione giuridica dell'istituto. Si parla di locazione cui accede un contratto di opzione, quindi in dottrina si parla di causa mista. C'è chi ha parlato anche di locazione che si converte nel corso del tempo in una compravendita a seguito dell'esercizio del diritto di opzione.
Io direi che va benissimo la costruzione giuridica tradizionale, secondo cui sono due figure che si combinano fra di loro ma che mantengono la propria distinta autonomia, perché questo contratto fino a un certo punto è sicuramente locazione, nasce come locazione e resta locazione, poi a un certo punto può trasformarsi. Non c'è niente di scontato, dico può trasformarsi a seguito dell'esercizio del diritto di opzione da parte del soggetto in favore del quale la opzione è stata attribuita. Ora però bisogna qualificare la natura della opzione, la figura giuridica della opzione che è un termine tecnico, dicevo il 1331 Codice Civile disciplina l'opzione e che non deve essere confuso con altre figure quali il preliminare unilaterale o quale peggio la prelazione, che sono figure assolutamente distinte. Il 1331 del Codice Civile qualifica l'opzione come un contratto in forza del quale una parte si impegna a mantenere ferma la propria proposta per un certo tempo, che se non risulta dal contratto viene fissato dal giudice, e l'altra parte, entro quel determinato periodo di tempo, ha facoltà di accettare o meno quella proposta. Quindi diciamo, per sintetizzare ai minimi termini, che l'opzione non è altro che una proposta irrevocabile che nasce non come negozio unilaterale ma come effetto contrattuale, come fatto anzi contrattuale. Quindi le parti si impegnano, nel senso che una di esse resti vincolata a una propria proposta per un certo termine, l'altra abbia facoltà di accettarla o meno. Se l'accetta, il contratto è concluso, perché come tutti sappiamo il contratto si conclude quando alla proposta fa seguito l'accettazione, più precisamente quando il proponente è a conoscenza dell'accettazione della controparte. Quindi nell'opzione basta che il soggetto in favore del quale eserciti favorevolmente l'opzione medesima e il contratto si conclude. Se invece non esercita l'opzione, nulla questio, non si conclude niente, termina la locazione o può anche proseguire la locazione a seconda di quelli che sono stati gli accordi contrattuali. Quindi ora io fra due minuti vorrei illustrare alcune essenziali clausole contrattuali in questo senso, sintetizzando tutto quello che ho detto. Qui siamo in presenza di una locazione nel cui documento è inserito il patto di opzione e questa figura contrattuale della locazione, a seguito dell'esercizio della opzione, può trasformarsi nel corso del tempo, anzi a seguito dell'esercizio dell'opzione si trasforma in compravendita. Quindi direi, ora io però bisogna che malzi perché... Sì, però vedo poco da qua. No, non ci sono problemi, tanto c'ho il microfono. Posso andare lì? Sì. Allora, infatti, come vedete, l'intitolazione è contratto di locazione con opzione di acquisto. Questa è una simulazione di contratto notarile, dove mi sono limitato alle parti essenziali. Tizio dichiara di concedere in locazione a Caio, che dichiara di accettare il seguente immobile, e segue la descrizione. Ecco, qui dopo la descrizione del bene si pone la clausola di opzione. Alla scadenza del contratto di locazione in parola è riconosciuto alla parte conduttrice il diritto di opzione per l'acquisto della piena ed esclusiva proprietà del bene in oggetto, da esercitarsi improrogabilmente entro, e qui si indica il termine di esercizio del diritto di opzione, a decorrere dalla scadenza del contratto di locazione o dal diverso termine eventualmente stabilito di comune accordo tra le parti, eccetera, eccetera. Ora, se si può andare avanti... In caso
da comunicarsi, eccetera. In caso di esercizio del diritto di opzione da parte del conduttore, i componenti si impegnano sin da ora a formalizzare l'avvenuto acquisto della piena ed esclusiva proprietà del bene in oggetto, mediante apposito rogito notarile da stipularsi improrogabilmente entro, eccetera, eccetera, cioè il termine dall'esercizio dell'opzione sopra pattuita. Questa è una clausola che sotto un profilo strettamente giuridico potrebbe anche essere superflua, non lo è nella pratica. Perché? A seguito dell'esercizio del diritto di opzione da parte di colui in favore del quale l'opzione è riservata, ho detto che il contratto si conclude. Quindi, sotto un profilo strettamente giuridico, non ci dovrebbe essere bisogno di un nuovo contratto. Questo però si fa per gli effetti pubblicitari, perché ipotizzate che l'esercizio del diritto di opzione da parte di colui in favore del quale è pattuito venga effettuato, come può succedere, con lettera raccomandata, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari non accettano certamente la raccomandata. E quindi diciamo che per scopi pubblicitari di carattere non costitutivo ma ricognitivo si prevede la necessità della clausola di formalizzazione del contratto. L'indicazione del prezzo che generalmente, anzi sempre, in questa tipologia di contratto è ovviamente oggetto di libera contrattazione e viene pattuito fra le parti scomputando i canoni già pagati e imputandoli appunto al prezzo medesimo, e questo è il vantaggio obiettivo della figura contrattuale. Le parti convengono che le somme corrisposte dalla parte conduttrice alla parte locatrice a titolo di canone di locazione saranno imputate al prezzo soprastabilito in caso di esercizio del diritto di opzione in parola. Ecco, questa quindi è una figura contrattuale che potrà trovare un certo spazio nell'esperienza pratica futura, magari meglio se immediatamente futura, perché vuol dire che a medio-lungo termine le cose migliorano e quindi non ci sarà più bisogno di fare ricorso a questa fattispecie, che consente al venditore di mettere a reddito immediatamente un immobile invenduto e consente all'acquirente di iniziare un progetto di acquisto senza tirar fuori tutto il capitale immediatamente e sapendo che comunque potrà imputare in conto prezzo le porzioni di denaro che vengono originariamente pattuite a titolo di canone di locazione. Per quanto riguarda questa figura, credo che non ci siano altre clausole contrattuali. Allora, io lascerei la parola al signor Balzotti e dopo riprendo parlando delle figure della vendita con riserva di proprietà e della vendita con riserva di usufrutto. Balzotti ora tratterà la parte fiscale relativa a queste figure. A dopo. Pronto? Allora, per le domande, non il question time, notaio, per le domande, avete nella cartellina un foglio, lo potete compilare già intanto se avete delle domande per il notaio, alla fine passerà una persona e raccoglieremo e faremo le domande direttamente al notaio, grazie. Vai Armando. Allora, buonasera, buon pomeriggio, siamo quasi alla fine, vedo che non siete stanchi perché questa volta abbiamo cercato di mettere il diamantino alla fine e non all'inizio, e quindi la platea è sempre super piena e super attenta, l'adrenalina è presente. Abbiamo in esame le quattro tipologie contrattuali, due l'ha già accennato il notaio, locazione con patto di futura vendita, che è quella che è meno attuale, locazione con patto di opzione, che è quella che ha spiegato in modo semplice ma esaustivo il notaio. Su queste due cercheremo di dare un approfondimento illustrativo degli aspetti di fiscalità. Successivamente il notaio
Romo li approfondirà la compravendita con riserva di proprietà e la compravendita del diritto di nuda proprietà, di usufrutto e volendo di uso e di abitazione, che hanno poi, magari vedremo, effetti fiscali simili, giuridici e civili totalmente diversi. La locazione con patto di futura vendita è comunque un contratto di locazione che all'interno contiene una proposta irrevocabile per un negozio unilaterale, cioè uno che può poi decidere. Il proponente tiene ferma la proposta per un certo tempo e l'altra parte è libera o meno di accettare. Questa è una scrittura privata che ha un contenuto obbligatorio, è natura negoziale, può anche essere non autenticata e da un punto di vista fiscale è un normale contratto, sconta l'imposta di bollo all'origine, quindi nasce in bollo, pari a 14,62 con contrassegno telematico ogni 100 righe per 4 facciate, oltre ad eventuali contrassegni telematici pari a 1 euro per ogni facciata di allegato tecnico e contrassegni telematici pari a 14,62 per ogni documento non tecnico allegato composto da 100 righe e da 4 facciate. Tale scrittura che nasce in bollo dovrà essere sottoposta a registrazione entro 20 giorni dal completamento delle sottoscrizioni relative alle parti contraenti stesse. Tale scrittura quindi contiene due negozi giuridici, il primo è il contratto di locazione, il secondo è il patto di futura vendita e pertanto avrà una tassazione particolare in sede di registrazione telematica. Ad oggi questa scrittura non si potrebbe registrare telematicamente, che la registrazione telematica, diciamo, semplice o complicata che sia, è riferita solo a un contratto di locazione semplice. L'adempimento avviene con il modello 69 compilato e con il modello F23 che porterà un'imposta principale, un tributo di 115 TIR per 67 euro minimo e massimo pari al 2% del valore del canone annuale della locazione e un tributo, l'ho letto prima e dopo, scusate, ma ho visto, andavo a senso, del 109 TIR pari a 168 euro, che è l'imposta fissa di atto, che è relativa alla parte diversa dal contratto di locazione. Eventualmente ci potrebbero essere dei diritti e dei contributi che vengono versati o che si obbligano a versare per l'esercizio relativo all'acquisto e questi normalmente, se fossero caparre, sconterebbero lo 0,50 del valore e verrebbero pagati con il tributo 104 T che sarebbe recuperabile. Questo in generale è il primo aspetto, vedremo che è simile poi anche alla locazione con patto di opzione, ma l'aspetto, diciamo, che fiscalmente è molto più importante e spesso non gli si dà il peso relativo, è che nasce un contratto di locazione e poi, come diceva il notaio, si trasforma nell'esercizio dell'opzione, sia nel primo caso che nel secondo caso, in una conclusione di un affare, di un contratto che ha effetti obbligatori, il cui adempimento poi è il successivo atto di trasferimento, che avrà come pagamento del prezzo in acconto i canoni già pagati per i quali gli si riconosce il diritto di costituire il principio di pagamento o la costituzione della caparra o gli acconti sul prezzo, quello che volete voi. Attenzione, qualunque sia il soggetto locatore e quindi venditore, quei canoni sono imponibili ai fini del reddito, sia che sia una persona fisica, sia che sia un imprenditore o un professionista, un esercente arte e professione. Per cui 1.000 lire, 1.000 euro di canone, che poi verrà convertito in 1.000 euro di acconto, i 1.000 euro sono fiscalmente colpiti dalle imposte sul reddito del locatore in riferimento alla sua qualità soggettiva di locatore. Attenzione, perché questo è quello che disincentiva normalmente poi tutto questo meccanismo. Andando alla tipologia più frequente, che è la locazione con patto di opzione, in riferimento al 1331 come patto di opzione,
diciamo, il notaio ha fatto riferimento al 1571 come locazione, intendendo, credo dire, che uno può scrivere un contratto di locazione come vuole, qualunque sia il contratto di locazione, sia della, a canone libero, a canone concertato, transitorio, come volete, la locazione è la locazione, o libero perché non rientra nel regime vincolistico delle leggi, ecco perché si richiama il codice civile. Quindi esiste la possibilità di fare qualsiasi tipo di locazione agganciando il patto di opzione che è normato e regolato dal 1331. Questo fiscalmente ha lo stessa, è inquadrato nello stesso modo, è una scrittura privata con contenuto obbligatorio, nasce in bollo con le stesse regole delle contrassegni telematici per gli originali, per le copie, per gli allegati, che siano documenti tecnici o che siano documenti a contenuto non tecnico e quindi scontano il 1462 come valore di riferimento. Nasce in bollo e dovrà essere sottoposta a registrazione entro 20 giorni dal completamento della sottoscrizione. A noi è capitato, in senso di ufficio, di aver avuto, prima l'abbiamo domandato perché l'Agenzia delle Entrate è sempre quella che di fatto vuole ragione, però poi sempre non ce l'ha, abbiamo avuto un locatore che ha firmato un contratto di locazione, uno dei due conduttori che ha firmato oggi il contratto di locazione, il secondo conduttore l'ha firmato 10 giorni dopo o addirittura 15 giorni dopo. Noi abbiamo chiesto quando scadevano i 20 giorni, scadono dal completamento dell'ultima firma, ecco perché dico sottoposta a registrazione dal completamento delle sottoscrizioni. Tale scrittura ha comunque due negozi, sconta l'imposta fissa come patto di opzione di 168 euro, sconta l'imposta di registro con i codici 115T e compagnia del contratto di locazione, sconta lo 0,50 o il 3% con il 104T a seconda delle somme o delle dazioni o del corrispettivo del diritto di opzione. Attenzione, la regola fiscale del canone di locazione detta prima si riapplica anche qui, qualunque sia il soggetto locatore, quindi il soggetto poi che in caso di esercizio diventi venditore, e nel momento in cui riconverte i canoni di locazione a incremento della caparra, accrescimento della caparra, principio di pagamento, a conto di pagamento, come volete voi, in conto prezzo, quei canoni lui li porta lordi, ma su quei canoni lui avrà già o dovrà comunque pagare le imposte in riferimento alla sua posizione giuridica da un punto di vista fiscale e in riferimento al negozio che ha messo in essere. Io mi fermo qua e la seconda parte continua il notaio. Riproviamo con quello. Mi sentite? No, ora? Ecco, finché va bene, se no poi c'è questo tanto. sì, se c'è quello di riserva, quindi va bene, se va, se, speriamo. Allora, continuiamo nella nostra analisi, ora ci si muove entro un ambito di riferimenti normativi sicuramente più certo. La vendita con riserva di proprietà e la vendita di nuda proprietà e quindi con riserva di usufrutto, tipologie sicuramente disciplinate dal codice civile, sempre esistite e quindi non solo nei momenti di crisi, forse nei momenti come quello attuale è più facile ricorrere a queste figure, per motivi pratici facilmente intuibili. Allora, vendita con riserva di proprietà, vendita a rate, tanto per essere chiari, 1523 seguenti del Codice Civile, dove si specifica che nella vendita a rate venditore resta proprietario sino al pagamento dell'ultima frazione di prezzo da parte dell'acquirente. Quindi il quale acquirente acquista
però immediatamente il godimento, il possesso del bene. Forse sarebbe più esatto dire la detenzione del bene, comunque la disponibilità del bene. E quindi abbiamo in buona sostanza una situazione in cui il compratore acquista la disponibilità del bene quasi come se ne fosse proprietario, anzi di fatto come se ne fosse proprietario, tant'è vero che ex uno degli articoli del Codice Civile 1523 e seguenti ne sostiene immediatamente i rischi, mentre in genere i rischi del perimento della cosa sono a carico del proprietario, qui invece sono posti a carico dell'acquirente che non è proprietario del bene. Per converso abbiamo il venditore che trasferisce sì il diritto, ma se ne riserva la proprietà, che passerà automaticamente al compratore a seguito del pagamento dell'ultima rata, cioè dell'ultima frazione di prezzo. E quindi è tutelato dal fatto di essere sempre proprietario, tutelato contro il rischio del mancato integrale pagamento da parte del compratore, dicevo, è tutelato dal fatto di mantenere la proprietà del bene. Questa è una bellissima tutela, direi forse la tutela più ampia, sicuramente superiore a quella che può essere l'ipoteca legale, perché con l'ipoteca legale c'è bisogno di ricorrere alla procedura esecutiva, qui non c'è bisogno di niente perché si mantiene la proprietà del bene. Allora, per quanto riguarda la ricostruzione giuridica della figura in oggetto, la dottrina si è sbizzarrita. Io mi limito a indicare le tesi prevalenti. La tesi tradizionale, quella che vede nella figura in esame un contratto sottoposto a condizione sospensiva che consiste nel pagamento dell'ultima rata di prezzo. Quindi gli effetti del contratto sono sospesi, non si verificano, gli effetti del contratto intesi ovviamente come trasferimento della proprietà, sino a che il compratore non paga l'ultima rata di prezzo. Tesi che presta il fianco a critiche che sono state rivolte, sulle quali non mi dilungo. E allora c'è un'altra teoria quasi opposta che sostiene che in realtà siamo in presenza di una vendita sottoposta alla condizione risolutiva del mancato pagamento integrale del prezzo, nel senso cioè che l'acquirente diventerebbe fin da subito proprietario e il venditore sarebbe titolare di un diritto di garanzia sui generis. Questa bisogna subito dire però che urta contro il tenore letterale dell'articolo 1523. Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata del prezzo. Quindi mi chiederete, vi chiederete com'è possibile che in dottrina sia stata sostenuta una tesi del genere, vi posso dire ho visto di peggio, c'è di peggio. Quindi la tesi prevalente è quella della vendita obbligatoria o vendita obbligatoria con effetti reali differiti. Nel senso cioè che la vendita determinerebbe non un effetto reale immediato, il trasferimento della proprietà, ma differito nel tempo a seguito eventualmente dell'ultima rata di prezzo. Produrrebbe invece effetti immediatamente obbligatori che consistono da parte del venditore nell'obbligo di mettere a disposizione del compratore il bene e di astenersi dal compimento di atti di turbativa relativamente al bene medesimo. Per quanto riguarda l'acquirente, l'obbligo sarebbe costituito dal pagamento del prezzo, prezzo che nella vendita a rate per definizione è frazionato. Badate che generalmente si dice un tot al mese o in senso periodico. Nulla vieta sotto un profilo giuridico che la riserva di proprietà si abbia anche quando gli obblighi del compratore siano intesi nel senso di un frazionamento del prezzo
non periodico, ma secondo le modalità stabilite contrattualmente. È sicuramente una vendita con riserva di proprietà, quella in forza della quale Tizio vende a Caio il bene e il prezzo viene così pagato. Entro il 31 dicembre del 2012, prezzo complessivo 100.000 euro, 30.000 euro, entro il 31 dicembre 2013 50.000 euro, saldo entro il 31-12-2014 20.000 euro. Qui non c'è un frazionamento mensile o che altro, però sicuramente c'è un frazionamento atipico quanto volete, ma sempre frazionamento. Quindi se nell'esperienza pratica la vendita a rate è concepita come un tot mensile, non necessariamente si deve seguire questa strada, si possono seguire anche altre strade, poiché ovviamente ci sia una riserva di proprietà da parte del venditore che non ha percepito l'intero prezzo. Teoria, e fa un caso estremo, si può costruire un contratto di vendita con riserva di proprietà di un immobile al prezzo di euro 100.000 quando il venditore riscuote immediatamente 80.000 euro e il saldo avviene fra 3 anni con riserva di proprietà. Perfetto sotto il profilo giuridico. E per quanto riguarda la finalità pratica dell'istituto è facilmente intuibile, c'è da parte del venditore la garanzia massima della riserva della proprietà, il venditore sa che anche se il compratore non pagherà integralmente il prezzo resta comunque proprietario dell'immobile. Certo, magari è già entrato in casa e non sarà facile buttarlo fuori, ma questa è un'altra storia, questo è tutto un altro discorso. Da parte del compratore c'è il vantaggio di non dover sborsare immediatamente l'intero prezzo e magari anche di non ricorrere immediatamente al mutuo, potendosi permettere di pagare in modo dilazionato cifre a piccole dosi che sommate del loro insieme poi diano la cifra equivalente al prezzo finale di acquisto. Vorrei dire due cose, una di carattere civilistico, una di carattere fiscale, invadendo un pochino il compito di Bazzotti, ma insomma spero che sia clemente e che mi perdoni, e anche perché non è l'aspetto fiscale in sé per sé che vorrei sottolineare, quanto una conseguenza fiscale di una mancata o non mancata inserzione di una clausola contrattuale nel contratto in oggetto. Allora, prima considerazione di carattere prettamente civilistico. Uno degli articoli in tema di vendita con riserva di proprietà, esattamente l'articolo 1525, dice: nonostante fatto contrario, il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo non dà luogo alla risoluzione del contratto. Norma assolutamente per definizione inderogabile, quindi imperativa, quindi che non può essere disapprovata per effetto del consenso intervenuto fra le parti. Disapplicata, scusate, per effetto del consenso intervenuto fra le parti. Il vincolo è duplice però a ben vedere, il vincolo è costituito dal fatto che non è ammesso il patto contrario, cioè il patto risolutivo per il pagamento di una rata che non superi l'ottava parte del prezzo e quindi è ammessa la clausola risolutiva relativamente al mancato pagamento di una rata che superi l'ottava parte del prezzo. Due, qui si fa riferimento a una sola rata, per cui argomentando a contrario, ma in modo assolutamente certo, è legittima la previsione di risoluzione che prevede la circostanza che il mancato pagamento di due rate, due o più rate, qualunque sia il loro importo e quindi anche di un importo complessivamente inferiore all'ottava parte del prezzo, dia luogo alla risoluzione del contratto. Quindi a fronte di un prezzo
di 100.000 euro. Si prevede che il mancato, a fronte di rate di 100 euro l'una, ipotesi estrema, il mancato pagamento di due rate può legittimamente cagionare la risoluzione del contratto per espressa previsione contrattuale, non il mancato pagamento di una rata, perché qui una rata non supererebbe l'ottava parte del prezzo. Se invece le rate, sempre nel solito esempio di un prezzo complessivo di 100.000 euro, fossero 5 di 20.000 euro ciascuna, allora si può legittimamente prevedere che il mancato pagamento di una rata determini la risoluzione del contratto. Perché ho detto questo? Anche perché è importante, a mio avviso, sotto il profilo fiscale, ecco, questa è una piccola invasione di campo, ma la voglio dire, e sotto il profilo fiscale, la previsione di risoluzione del contratto è importante. Quindi l'apposizione di una clausola risolutiva espressa ex 1456 Codice Civile è importante. Perché? Allora, può succedere, e qualche volta mi è successo, può succedere, dicevo, che a seguito si fa il contratto di vendita con riserva di proprietà, si va avanti qualche anno, poi per i più vari motivi il compratore smette di pagare, eccetera eccetera, insomma le parti si accordano di risolvere il contratto, di annientarlo, di porlo nel niente, in modo tale che il venditore torna a essere pieno legittimo proprietario del bene, come se nulla fosse successo. Mi è capitato qualche volta. Bene, ora vi stupirò, ma se nel contratto di vendita con riserva di proprietà non c'è la clausola risolutiva, l'Agenzia delle Entrate, ex articolo 28 legge di registro, considera questo accordo come retrocessione, quindi lo tassa pieno al 7%, come se l'acquirente fosse il venditore del vecchio venditore, come se il vecchio venditore fosse acquirente e il vecchio acquirente fosse venditore, come se fosse una retrovendita. Direte, e avete ragione, che senso ha? Si è fatto la vendita con riserva di proprietà, questo si è riservato la proprietà, giuridicamente è proprietario, com'è possibile che il fisco lo consideri acquirente se questo si è riservato la proprietà? Però sapete che il diritto tributario è un diritto specialissimo, sempre sbilanciato dalla parte dello Stato, oltretutto, e quindi la previsione dell'articolo 28 del DPR 131 dell'86, alias legge di registro, è inequivoca in questo senso. Però, se nella vendita con riserva di proprietà si è prevista la clausola risolutiva, di cui all'articolo 1456 Codice Civile, il secondo comma dello stesso articolo 28, è testuale nell'ammettere che la risoluzione consensuale intervenuta fra le parti sia tassata con imposta fissa, euro 160. Quindi direi che è fondamentale, a scanso di ogni equivoco, al di là della tutela delle parti, perché non si sa mai e per quant'altro, soltanto comunque per le devastanti conseguenze fiscali che potrebbero generarsi a seguito della mancata apposizione della clausola risolutiva nell'originario contratto, direi che è necessario apporre una clausola di siffatto genere. Clausola che... La più grande. Ah, ecco. Sì. Come preferisci. Vediamo... ma di qua non ci vedo. No, figlio. Allora, sotto il profilo contrattuale, qui abbiamo sempre Tizio che dichiara di vendere a Caio, che dichiara di acquistare, la piena ed esclusiva proprietà del seguente bene, relativa descrizione. Prezzo convenuto in complessivi euro, eccetera, eccetera. Poi la menzione
che delle modalità analitiche di pagamento, perché qui siamo sicuramente in presenza di una compravendita immobiliare a tutti gli effetti. Bene, e ora si comincia a parlare della riserva di proprietà. Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1523 e seguenti Codice Civile, che Caio acquisterà la proprietà del bene in oggetto a seguito dell'integrale pagamento del prezzo come sopra pattuito. E quindi qui si specifica né più né meno quella che è la ordinaria previsione di legge. Al momento dell'integrale pagamento del prezzo, il venditore dovrà sottoscrivere un atto di accertamento dell'avveramento della condizione al fine di ottenere l'annotamento, eccetera, eccetera. Stesso discorso di prima, più o meno. Il pagamento dell'ultima rata di prezzo determina l'acquisto della proprietà da parte dell'acquirente, ma per esigenze pubblicitarie, siccome se no ci resta la dicitura condizione sospensiva alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e non si sa mai se il prezzo è stato definitivamente pagato o no, allora è opportuno convenire fin dal momento della stipulazione del contratto la previsione della stipula di un atto di accertamento dell'avveramento della condizione, di una quietanza insomma in buona sostanza, che determini l'annotazione nei registri immobiliari. L'ultima clausola, ai sensi di 1456 Codice Civile, prevede la risoluzione di diritto del presente contratto, quello che dicevo prima, e la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, ovvero più rate consecutive che superino l'ottava parte del prezzo. Beh, qui la mia piegata me l'ha un po' stravolto, perché io in realtà non avevo scritto così, ma tant'è. Il pagamento di una rata che superi l'ottava parte del prezzo o di due o più rate anche se non superino l'ottava parte del prezzo. Tale ipotesi, la risoluzione si verificherà a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eccetera, eccetera. A seguito della risoluzione, insomma, tutte le conseguenze in tema di eventuale risoluzione, che si spera non avvenga, però, come ho detto, può avvenire. Ma a me posso continuare anche io. Per passare poi alla quarta ed ultima figura oggetto della mia trattazione, anche qui ci si muove in un ambito di riferimento normativo decisamente certo. La vendita di nuda proprietà, vendita con riserva di usufrutto. Qui si parte dal dato certo, dalla tesi incontrastata e ritengo incontrastabile, del cosiddetto smembramento del diritto di proprietà. Diritto di proprietà che si compone del diritto di usufrutto e del diritto di nuda proprietà, quindi la somma di nuda proprietà e usufrutto uguale piena proprietà. Ora, se si accetta questa tesi, e non può non accettarsi perché è pressoché testuale, allora bisogna divenire alla conseguenza che è legittima la previsione di una vendita da parte del pieno proprietario che si riserva il diritto di usufrutto e quindi vende la nuda proprietà, il cui valore sarà dato dalla sottrazione piena proprietà meno usufrutto. Discipliniamo un pochino sotto il profilo normativo il diritto di usufrutto, 978 e seguenti del Codice Civile, dove si dice che l'usufrutto è un diritto reale su cosa altrui che attribuisce al suo titolare il diritto di utilizzare un bene altrui, naturalmente, di farne propri i frutti, frutto dall'uso, con il solo obbligo di rispettare la destinazione economica del bene, intendendosi per destinazione economica quella particolare utilità che presenta il bene al momento della nascita del diritto. Un immobile per civile abitazione deve restare un immobile per civile abitazione, l'usufruttuario non ci può fare una palestra.
un terreno adibito a uliveto deve restare un uliveto, non può esserci fatto un vigneto. Questa è la destinazione economica, che è pressoché l'unico limite, l'unico vincolo per l'usufruttuario rispetto della destinazione economica. Bene, se l'usufrutto è una componente della piena proprietà, naturalmente il diritto di usufrutto avrà un valore inferiore per definizione alla piena proprietà. Quanto vale l'usufrutto? Questa è una domanda a cui non si può rispondere, ovviamente. Sicuramente, sì, fiscalmente sì, ma ci arrivo. Fiscalmente si può rispondere come ora fra un minuto dirò. Civilisticamente no, perché dipende da tanti elementi, ma sicuramente meno della piena proprietà. Quindi già sappiamo che se il venditore si riserva l'usufrutto, venderà la nuda proprietà e quindi il prezzo sarà più basso, perché il valore è più basso. E quindi già il compratore potrebbe essere invogliato all'acquisto per effetto di un prezzo più basso. Fiscalmente ha un valore l'usufrutto, un valore percentuale determinato da una tabella che più o meno... sì, vabbè, poi mettiamola. Che viene più o meno aggiornata annualmente dal Ministero in coincidenza con la variazione del saggio di interesse e che dipende dall'età dell'usufruttuario. Perché questo? Il valore dell'usufrutto è tanto più alto quanto maggiori sono le aspettative di vita. Quanto più basse sono le aspettative di vita, quanto più basso è il valore dell'usufrutto. Quindi l'usufrutto stabilito in favore di un soggetto che ha 20 anni è alto, perché a 20 anni le aspettative di vita sono alte. L'usufrutto in favore di un soggetto che ha 90 anni ha un valore modesto, perché a 90 anni le aspettative di vita sono modeste. Poi magari succede Morello di 20 anni e Campaello di 90, però questa è la lotteria della vita, questa è un'altra storia. Tendenzialmente però le aspettative di vita sono maggiori sicuramente a 20 anni che a 90. Ecco, qui, lì avete la tabella che determina il valore percentuale dell'usufrutto e quindi della nuda proprietà, che è inversamente proporzionale in relazione alle varie fasce di età. E quindi sotto il profilo fiscale è possibile, facendo ricorso a questa tabella, determinare il valore dell'usufrutto. In una compravendita nella quale si applica la disciplina del prezzo-valore, e quindi sicuramente in una vendita fra privati dove il valore catastale costituisce la base imponibile della contrattazione, della compravendita, naturalmente l'usufrutto, la percentuale del valore di usufrutto va applicata sulla base imponibile costituita dal valore catastale, che come tutti sappiamo generalmente è più basso del valore di mercato. E questo quindi, abbattimento per effetto della disciplina del prezzo-valore, abbattimento perché il valore della nuda proprietà è più basso del valore della piena proprietà, e quindi a seguito di questa tabella c'è una diminuzione della base imponibile, ci possono essere acquirenti maggiormente invogliati ad operare l'acquisto. D'altra parte, come diceva nella tavola rotonda precedente il Presidente Righi, a Roma c'è stato un incremento del 10-15% di questa tipologia di atti. Certo, bisogna subito dire che ci sono delle zone d'ombra, perché nella vendita con riserva di usufrutto, salvo patto contrario di cui parla l'articolo 980, mi sembra, ora si controlla, del codice civile,
quindi fatto salvo questo patto contrario 980, ecco, l'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo e per tutta la sua durata se ciò non è vietato dal titolo costitutivo. L'usufruttuario può cedere il diritto, così come l'usufrutto è un diritto, fra virgolette, aggredibile e quindi soggetto a pignoramento e a conseguente espropriazione, anche se la sicurezza è data dal fatto che lo spirare del termine finale della vita dell'usufrutto determina la sua estinzione, e se non è pattuito un termine finale di efficacia, il diritto di usufrutto si estingue con la morte del primo usufruttuario, per quanto abbia proceduto e provveduto a cessioni del diritto. Però resta il fatto che è sempre un diritto, come dicevo prima, aggredibile. Cosa che potrebbe essere risolta, evitata, se anziché la riserva del diritto di usufrutto fosse effettuata la riserva del diritto di abitazione. Naturalmente qui mi riferisco a contratti che hanno ad oggetto immobili per civile abitazione, perché l'abitazione è un diritto affine, simile al diritto di usufrutto, che ha però un contenuto meno ampio, mentre il contenuto dell'usufrutto è a 360 gradi con il solo limite del rispetto della destinazione economica, come dicevo prima. Il diritto di abitazione è il diritto attribuito a un soggetto di abitare un determinato immobile limitatamente alle necessità proprie e dei componenti della propria famiglia, e quindi il contenuto è sicuramente e decisamente meno ampio, ma soprattutto non è aggredibile sotto un profilo processuale, né è cedibile per espressa previsione di legge ex articolo 1026 del Codice Civile. Fiscalmente parlando, oltretutto, usufrutto e abitazione sono considerati alla stessa stregua. Avrei finito per il momento, passo la parola a Bazzotti. Grazie. Ora, la locuzione "avrei finito" mi sembra un pochino impropria, potrebbe parlare fino a domattina e ci addormenta, gli argomenti sono talmente vasti e ampi che... Allora, cercando di dare un contributo su una bandiera diversa che è l'aspetto fiscale, nell'ambito della compravendita con riserva di proprietà e nella figura dell'agente immobiliare, noi potremmo anche incontrare una fattispecie di scrittura privata di natura negoziale, che è il contratto preliminare relativo a una compravendita con riserva di proprietà, cioè mettiamo d'accordo le parti per poi andare all'adempimento successivo, che è il contratto notarile. Non vi devo insegnare niente, è un contratto preliminare, l'imposta di bollo è la stessa che tutti noi conosciamo, il termine di registrazione sono sempre i 20 giorni, l'adempimento è col modello 69, col modello F23 per il tributo, paga 168 euro con il codice 109T come imposta fissa di atto, poi pagherà lo 0,50 sulla caparra confirmatoria, se avrà caparra confirmatoria, pagherà il 3% sulla caparra penitenziale, pagherà il 3% sulle obbligazioni di pagamento, sulle dazioni di pagamento, nel caso in cui la sfera di trasferimento di quel bene sia quella che coincide con l'imposta di registro ipotecaria e catastale in misura proporzionale e non quella dell'IVA. Se dovesse essere quel trasferimento soggetto ad IVA, pagherebbe solo lo 0,50 sulla caparra confirmatoria, non pagherebbe su eventuali somme versate a titolo di acconto sul prezzo, sulle quali scatterebbe l'obbligo dell'emissione della fattura. E fino a qui non c'è niente di nuovo. Poi andiamo, si registra il contratto preliminare e nel termine dell'adempimento andiamo dal notaio per fare l'atto. Il notaio fa l'atto e
quello acquista un immobile per 200.000 euro e paga, come volete voi, 2.000 euro il mese. Ha pagato le prime due rate, quindi si obbliga a pagare per altri 5 anni a 2.000 euro il mese e il saldo, l'ultima rata. Qual è l'insidia diabolica di questa situazione? È che la tassazione dell'atto avviene, la tassazione della fiscalità avviene al momento dell'atto, per cui io ho pagato due rate da 2.000 euro su un immobile da 200.000 euro, ma al notaio dovrò pagare la fiscalità, l'imposta di trasferimento intera. Intera significa ordinaria o agevolata a seconda delle condizioni soggettive e oggettive del bene. Cioè, ordinaria, se io non sono in grado di richiedere agevolazioni fiscali e se non ci sono i presupposti dell'applicazione della regola del prezzo-valore. Agevolata, con la cosiddetta prima casa e o con la situazione del prezzo-valore, se esistono i requisiti soggettivi dell'acquirente e oggettivi del bene per poterlo richiedere. Ma attenzione, nell'ambito del prezzo-valore potrebbe essere una vendita da 200.000 euro e una rendita magari catastale rivalutata di 70.000 euro, 60.000 euro, con la prima casa il prezzo-valore va da braccio, con 2.000 euro me la levo, non mi cambia tanto. Ma se siamo in regime di IVA mi cambia, perché è il 10% o il 4% più le fisse. Per cui se quel contratto preliminare che va in adempimento davanti al notaio e si riferisce a un bene soggetto a IVA, quindi a uno smobilizzo di invenduto di impresa ad oggi, quel bene è tassato al 10% come aliquota ordinaria e o al 4% se esistono i requisiti per richiedere le agevolazioni di prima casa, su non quanto ho pagato, ma sul prezzo dichiarato. Quindi davanti al notaio l'impresa dovrà ricevere il 10% dell'IVA sulla fattura che va a mettere e all'impresa gli genera immediatamente un ricavo con un pagamento dilazionato. Quindi l'effetto diabolico da un punto di vista fiscale della vendita a rate, come diceva prima il notaio per farsi capire, o della vendita con riserva di proprietà, è che il momento impositivo non è il saldo prezzo o il pagamento dell'ultima rata, come da un punto di vista civile e giuridico giustamente precisava il notaio e inseriva all'interno dell'atto l'atto di avvenuto pagamento e avverata condizione. Purtroppo il momento impositivo è il momento in cui si va dal notaio e quindi è devastante per quell'impresa che ad oggi ha un invenduto che promette di vendere con riserva di proprietà a Gianluca Mezzetti l'appartamento a 2.000 euro il mese, paga 100 rate da 2.000 euro il mese e da domattina quella deve ricevere il 10% dell'IVA o il 4% dell'IVA sui 200.000 più le fisse, più tutte le ABC che ci vanno messe, ma porta nei suoi ricavi la vendita per 200.000. E questo purtroppo è un effetto devastante, è un'interpretazione tributaria sulla quale non ci si può fare niente, perché in materia di IVA è così. Potrebbe essere, ad esempio, un incentivo, una deroga da chiedere per cercare di ridurre l'invenduto e di facilitare magari le vendite anche in questo settore. Noi avremmo quasi finito, nel senso che la tabella degli usufrutti ve l'abbiamo pubblicata sopra e per chi è FIAIP l'ha già ricevuta, quella ci permette di calcolare il coefficiente nuovo e vecchio, perché il coefficiente è legato al saggio di interesse, è cambiato il saggio di interesse dal 1 gennaio del 2012, infatti vedete che si riduce, per cui c'è un esempio successivamente
che vi dice il valore dell'intero immobile, se vai all'ultima pagina è 300.000 euro, il tasso di interesse legale ad oggi è il 2,50, il beneficiario dell'usufrutto ha 64 anni e nella tabella vedete che corrisponde al 20%, come si fa a conoscere il valore dell'usufrutto? 300.000 euro per il saggio legale sono 7.500 euro, per 20 che è il parametro di riferimento il valore dell'usufrutto è 150.000 euro e in questo caso è coincidente volutamente con il valore della nuda proprietà perché il montante dal quale si scorpora è 300.000, per cui se levo da 300.000 150.000 il residuo è 150. È un caso semplice di scuola per semplificare i conteggi e compagnia. Non è un caso che ho inventato io, è un caso che pubblicizza l'Agenzia delle Entrate perché probabilmente ritiene che questo sia più corretto. Crediamo di aver messo in tavola una certa possibilità e un contributo illustrativo. Se ci sono domande in diretta qualcuno può prendere il microfono, mi sembrano iscritte, ne abbiamo una o due, non so chi ce l'ha, le consegna e dopodiché siamo qua e possiamo tentare senza la presunzione delle certezze ma di dare contributi. Pierluigi, se vuoi fai un saluto, saluto via, grazie. È riprevisto dopo di me. È riprevisto dopo di me. Sì, nel frattempo raccogliamo, vediamo sicuramente. La concorrenza deve fare così. Saluto tutti e ringrazio tutti perché appunto ho l'occasione di parlare a questa bella platea, ma le parole saranno pochissime. Un ringraziamento agli organizzatori, agli amici del Consiglio della FIAIPE, a tutti i relatori, al notaio Romoli e un auspicio e un augurio che la nostra categoria si riprenda prima possibile, stando uniti, collaborando al massimo tra di noi e più che altro cercando di far sì che facciano delle leggi che aiutino i giovani a comprare casa. Principalmente serve quella. Noi dobbiamo trovare il modo che aiutino chi deve comprare casa, non di tante agevolazioni che fanno comodo, ma se non si rimuove il mercato dei giovani che comprano la prima casa o che quantomeno cambiano in più piccola, un pochino più grande, noi avremo ancora difficoltà. Speriamo di no, grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie per Luigi. Vuole fare una domanda all'avvocato Gambini? Non l'ho scritta perché scrivo talmente male che poi decifrarla è impossibile, allora la faccio a voce. Date la gravosità dell'IMU, uno cerca di correre a ripari facendo contratti legittimi previsti dal codice. Il contratto di diritto di abitazione, ha già parlato il notaro, c'è anche il contratto di diritto d'uso. Diritto d'uso che può essere gratuito o oneroso, può essere per tutta la vita o può essere anche limitata nel tempo. La domanda mia è questa: per quanto riguarda il contratto d'uso gratuito, quindi non c'è un prezzo, però fiscalmente va indicato un valore per la tassazione. Come viene tassato questo valore? Se il contratto d'uso è limitato solo a 5 anni, 10 anni, oppure il contratto d'uso è per tutta la vita a favore di quella persona? Questa è una domanda. Non seguivo, scusate, ma non leggevo le domande. Allora gliela ripeto io. Come si tassa un atto notarile dove si costituisce il diritto d'uso di un bene, visto che il diritto d'uso è gratuito e può avere una limitazione temporale, può essere a vita e non ha il corrispondente valore di corrispettivo. Allora, se non ho capito male, si parla di un diritto di uso e non di usufrutto. Di uso.
Beh, comunque sarebbe la stessa cosa, senza corrispettivo, quindi a titolo gratuito, a prescindere dal fatto che sia donazione o meno. Bene, si va con il DPR 347 sulle donazioni, perché gli atti a titolo gratuito si tassano nello stesso modo delle donazioni, quindi se l'operazione intercorre fra parenti in linea retta c'è un'esenzione fino al valore di 1 milione di euro, se intercorre fra fratelli fino a 100.000 euro, se invece intercorre fra estranei si tassa direttamente all'8%, naturalmente bisogna dare un valore al diritto e quindi bisogna dare noi una base imponibile al diritto, che se è un immobile magari è abbastanza facile perché si prende il valore catastale e si fanno le diminuzioni del caso. Se è un mobile bisogna attribuirgli per forza noi il valore. Quindi comunque il punto di riferimento ai fini fiscali, essendo atto a titolo gratuito, si applica la disciplina fiscale delle donazioni a prescindere dal fatto che sia donazione. Siamo alle domande. Allora, qui c'ho un pacco di... qualche domanda... nelle locazioni con opzione o con patto di futura vendita non è prevista alcuna clausola contenente penalità nel caso non sia adempiuto l'obbligo o l'impegno a comprare? Direi proprio di no, cioè è impropriamente posta, perché l'opzione non è un obbligo, l'opzione è una facoltà che colui che ne è titolare può esercitare o meno. Quindi se la esercita bene, se non la esercita nulla questio. Quindi direi che una clausola contenente penalità per il caso di mancato esercizio del diritto di opzione è un giuridicamente inaccettabile, perché contraddice la funzione stessa dell'opzione, che consiste in un diritto e non in un obbligo. Quindi niente penali in questo senso. Ecco, poi ci può essere certo un corrispettivo che il soggetto al quale viene attribuito il diritto di opzione paga alla controparte per avere questo diritto, però qui non siamo nel campo delle penali ma nel campo contrattuale vero e proprio. Allora, nella compravendita con riserva di proprietà, il secondo atto di avveramento, l'acquirente non paga alcuna imposta tranne le spese vive di registrazione? Ho detto che per finalità pubblicitarie viene fatto questo atto, se no alla conservatoria resta sempre zoppo, resta sempre la dicitura riserva di proprietà, eccetera, eccetera. Spese di registrazione è un atto di quietanza e quindi è lo 0,50%, mentre le imposte di trascrizione, l'imposta di trascrizione è fissa, 168 euro, è la tipologia residuale articolo 14 della tariffa del DPR 346, e si dovrebbe, secondo me, pagare l'imposta catastale l'1%, salvo il caso di prima casa, eccetera. Però l'Agenzia delle Entrate, con la quale io ho in corso parecchi contenziosi, e uno di questi contenziosi riguarda proprio una vicenda del genere. Allora, ha fatto un atto di vendita con riserva di proprietà, non è ovviamente dovuta alla voltura catastale perché il venditore si riserva la proprietà, e quindi ne discende articolo 10 del DPR 346 che non è dovuta all'imposta catastale, perché l'imposta catastale è dovuta in dipendenza della voltura. Bene, l'Agenzia delle Entrate ha voluto, riconoscendo che non è dovuta alla voltura catastale, ha voluto però l'imposta catastale. E allora io l'ho fatto ricorso, roba di 300 euro, ma ci sono abituato a fare ricorso per spiccioli, sicché non ci fanno più caso, è una questione di principio ovviamente.
E quindi ecco, secondo me dovrebbe essere pagata l'imposta catastale, ma se fosse già stata pagata nel primo atto non sarebbe pagata per niente, neanche in misura fissa, dovrebbe essere pagata soltanto la voltura, 55 euro. Ok, quindi imposta di registro, l'atto successivo finalizzato alla cancellazione della riserva di proprietà dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari sconta l'imposta di quietanza nella misura dello 0,50%. Poi vedo locazione, io li sto leggendo ora, locazione con patto di opzione, il canone potrà essere imputato anche in misura parziale, esempio 50%, e quindi lasciato alla libera contrattazione, sì, sicuramente sì, qui ci si muove a 360 gradi, quindi qui dipende tutto e solo dall'accordo fra le parti. Se le parti si accordano in questo senso, nulla osta a che. Nuda proprietà, riserva di usufrutto, chiarimento sul prezzo valore. Allora, il prezzo valore, lo dico velocemente, è la finanziaria 2005-2006 che ha ammesso, poi è stata, insomma, vo già alla fine, dopo la modifica, eccetera, che ha ammesso che nelle cessioni a titolo oneroso, quindi non solo nelle compravendite, ma anche nelle cessioni a titolo oneroso, dove l'acquirente sia un soggetto privato, l'immobile, la tipologia dell'immobile sia una civile abitazione o relative pertinenze, e ci sia un valore catastale, quindi una rendita che assoggettata al relativo coefficiente moltiplicativo dia un valore catastale, la base imponibile, a prescindere, quindi indipendentemente dal prezzo pagato, sia costituita da questo valore catastale. Questo è il prezzo valore. Quando si fa una vendita con riserva di usufrutto in favore del venditore, quindi il prezzo, si vende la nuda proprietà e la base imponibile è costituita dal valore catastale al quale si applica la percentuale di nuda proprietà che risulta dalla tabella che abbiamo visto prima. Quindi la tabella determina il valore dell'usufrutto, ma la nuda proprietà è inversamente proporzionale. Mi spiego, se il venditore ha 100 anni, ora non mi ricordo qual è, mi sembra sia il 4? Bene, 4%, evidentemente la nuda proprietà è il 96%, e allora si prende il valore catastale, si calcola il 96% del valore catastale e quella è la base imponibile. Usufrutto a tempo determinato, beh, questa non è una domanda, è un'affermazione, ma comunque mi immagino che si chieda come si tassa l'usufrutto a tempo determinato. C'è anche qui il criterio stabilito da una tabella con calcoli aritmetici particolarissimi che chiaramente non so a mente, ma che in base al numero di anni per i quali è attribuito il diritto di usufrutto, in relazione sempre all'età dell'usufruttuario, determina il valore. Quindi da internet la potete scaricare quando volete. Naturalmente quindi importante è sapere che quando l'usufrutto è a tempo determinato non si va con i parametri della tabella generale, ma di questi altri parametri che sono sempre fissati con apposite tabelle ministeriali. Già che ci siamo, amplio il campo, in caso particolarissimo, che potrebbe capitare, non si sa mai, in caso di vendita di usufrutto, allora tizio usufruttuario vende il proprio usufrutto a Caio, fermo restando che se non c'è un termine finale di durata
la morte di Tizio determina comunque l'estinzione dell'usufrutto, la base imponibile è costituita dal valore dell'usufrutto determinato sulla vita del cedente e quindi di Tizio, quando si trasferisce solo il diritto di usufrutto, se no costerebbe tantissimo, vi immaginate, e sarebbe profondamente iniquo se un novantenne trasferisse il proprio diritto di usufrutto a un diciottenne, avrebbe una base imponibile altissima e forse non sarebbe il massimo dell'equità. Allora, se durante la vita del contratto con riserva di proprietà si verifica il fallimento o un pignoramento a carico del venditore, il bene oggetto di contratto può essere colpito? Allora, caso di fallimento, la tipologia è prevista dalla legge fallimentare e decide il curatore fallimentare, c'è l'opzione proprio per il curatore fallimentare su cosa fare in queste cose. In caso di pignoramento a carico del venditore può darsi di sì, non si può dare una risposta certa perché se da una parte è vero che è proprietario e quindi assoggettabile a pignoramento, dall'altra parte è vero anche che c'è un acquirente che ha trascritto il proprio titolo. Però tendenzialmente allora la risposta è positiva, sì. Perché il mancato, cioè l'avvenuto acquisto della proprietà, se si ritiene ormai superata, a me non piace usare questo termine, superata, perché ormai l'hanno detto 30-40 anni fa, e 30 e 40 anni fa come se dicessero delle sciocchezze, ma lasciamo perdere. Se si ritiene comunque superata la tesi che il contratto di vendita con riserva di proprietà è un contratto sottoposto a condizione sospensiva e quindi il pagamento dell'ultima rata di prezzo non determini effetti retroattivi al momento dell'acquisto, allora il pignoramento colpisce il bene. Tipologia di contratto di locazione con patto di futura vendita, cioè la tipologia del contratto di locazione con patto di futura vendita, può prevedere che solo una parte del canone di locazione possa essere imputata come a conto prezzo? Direi di sì, se questo rientra nell'accordo fra le parti. Come si configura fiscalmente e quali tassazioni sconta? Allora, se è la prima locazione con patto di futura vendita e rientra nella prima delle tipologie che ho detto, l'Agenzia delle Entrate è tendenzialmente orientata a considerare la vendita con riserva di proprietà e quindi pagando tutto e subito. Se invece si inquadra il fenomeno nell'ambito della locazione con opzione per l'acquisto, allora si rientra sicuramente, almeno in prima battuta, nella tipologia di tassazione del contratto di locazione, che voi sapete sicuramente meglio di me perché io di locazioni non ne faccio e quindi sapete come, quali sono gli aspetti fiscali della locazione, a cui si può aggiungere, ma la cosa è difficile, il 3% dell'eventuale corrispettivo pagato per l'acquisto del diritto di opzione. Quindi se l'acquisto del diritto di opzione viene acquisito con un corrispettivo e quindi a titolo oneroso, l'Agenzia delle Entrate ritiene che si rientri nell'articolo 9 della tariffa legata alla legge di registro e quindi su quella base imponibile applica l'aliquota del 3%. Sì, però io quando pago il 3%, 168 all'Agenzia delle Entrate non gliele do. Poi si va in commissione tributaria, ce ne ho 28, mi sembra, sì che ci sono problemi. Possibile avere gli esempi dettati dal notaio Romoli via mail? Sì, decisamente sì, io rispondo volentieri anche a quesiti, la mia mail credo sia pubblica, insomma, però vi autorizzo a dare la mia mail a tutti i vostri associati. No, compravendita con riserva di proprietà.
Quanto è la durata del preliminare? Può essere superiore a 3 anni per la trascrizione? No. Allora, il preliminare in ogni caso, cioè l'efficacia del preliminare ai fini degli effetti prenotativi della trascrizione, massimo possano essere di 3 anni, niente di più, in ogni caso. Usufrutto con diritto di accrescimento è contemplato per chi acquista immobile? Sì, si può fare, però è necessaria un'apposita clausola contrattuale in questo senso, e se si prevede il diritto di accrescimento, l'imposizione fiscale considera come base imponibile quella relativa alla fascia di età del più giovane dei co-usufruttuari. Mi spiego, se acquistano con diritto di accrescimento la nonna e il nipote, la nonna di 70 anni e il nipote di 20, per il fisco la base imponibile è costituita dal valore dell'usufrutto computata sul ventenne e non sulla settantenne. Certo, ci mancherebbe altro, se no che agenzia delle entrate è? Se no che entra. Ma ogni tanto c'è anche il notaio Romoli che fa ricorsi e vince, per cui l'agenzia delle entrate. Sono tutti bravi, scusate, tanto qui impiegati pubblici per mascherati, ce ne dovrebbe essere, 27 gli arriva lo stipendio col bonifico. Poi quando sono di là hanno sempre ragione loro. Io, per chi mi conosce, sono un battagliere a Pisa, cerco ogni tanto di alzare la voce nei limiti, avendo studiato e avendo cercato le motivazioni, e le più volte ci si arriva. Ce ne abbiamo qualcuno che è ripetitivo: il rent to buy o la locazione col patto di opzione, quali sono le tasse sul canone d'affitto? Il canone sarebbe di locazione, sono quelle che colpiscono il soggetto locatore a seconda della sua caratteristica. L'IMU chi la paga? Il soggetto locatore proprietario. Qual è la provvigione d'agenzia? Una provvisione su una locazione, perché non ha ancora avuto l'effetto dell'esercizio dell'opzione. L'imposta proporzionale del 3% in caso di preliminare con patto di opzione, campo IVA va calcolato sull'ammontare delle rate totali. Se le dazioni di pagamento, gli obblighi a pagare sono soggetti ad IVA, siamo in campo d'IVA, il 3% non si paga. Poi diciamo il preliminare potrebbe avere anche 3 anni, potrebbe anche essere trascritto, ma in questo caso ha un senso se magari è più breve. Naturalmente, se si paga il 3% e siamo in campo di imposta di registro proporzionale, si recuperano il 3%, se siamo in campo IVA non si paga, per cui non si perdono. Poiché i canoni sono acconti, perché tassati allo 0,50? Allora, i canoni di locazione potrebbero essere acconti sul prezzo, bisogna vedere la natura dell'atto e dei soggetti, se l'acconto è soggetto ad IVA non ci sarà duplicazione di imposta, quindi non ci sarà nessuna tipologia di imposta di registro. Se il locatore è persona fisica e quindi l'acconto va nella sfera impositiva dell'imposta di registro proporzionale, quello sarà tassato al 3% e il 3% sarà recuperabile poi in sede di atto. Con le imprese conviene la locazione con opzione per evitare dell'IVA anticipata. Non cambia niente, perché la locazione è esente IVA se è abitativo, salvo il caso particolare dell'edilizia convenzionale, e quindi va comunque a pagare l'imposta di registro proporzionale. Quando riscuote l'agente immobiliare? Quando ha concluso l'affare e si ha concordato la provvigione, per cui nasce come locazione e può generare come compravendita con l'esercizio dell'opzione e la notifica dell'opzione al venditore. La stessa per l'amico Sauro: le nostre provvigioni sono sulla conclusione della locazione e si confermano poi nella eventuale conclusione dell'affare come compravendita. È possibile scomputare il canone locazione solo parzialmente al prezzo? Ha già risposto il notaio, le parti hanno libera possibilità di concordare. Compravendita, cosa succede se c'è l'ipoteca? Ha già risposto anche qui il notaio.
Comunque, se avete dei quesiti magari un pochino più organici, o li mandate a info@pisa.fiep.it, forse è meglio, noi li riuniamo e li mandiamo al notaio e vi garantiamo di rispondere, che la risposta del notaio vi viene girata. Nel giro di 7, 8, 9, 10 giorni viene prodotto un documento come estratto degli atti di questa giornata, con degli esempi, con delle casistiche, con la fiscalità, e che sarà reso e messo a disposizione in area riservata FIAIP per gli associati della Toscana, diciamo, sentirà Luca, e per chi non è associato FIAIP il Collegio dei Geometri l'avrà e lo userà, lo distribuirà come vuole. Altre ce lo chiedono e glielo daremo senza problemi. Bene, ringrazio i nostri relatori, Armando Barzotti e Notaio Romoli, sono stati come sempre molto puntuali, esaustivi. La parola al nostro segretario nazionale Stefano Bertelli per la conclusione dei lavori, grazie. Ringrazio per l'opportunità che mi viene data, sarò velocissimo perché anche vista l'ora, ringrazio prima di tutto i presenti che sono stati estremamente attenti e numerosi. E cosa voleva fare FIAIP con l'incontro di stasera? La presenza del nostro presidente nazionale ne era la conferma. Questo è un convegno nazionale e fa parte di tutta quella strategia che FIAIP ha messo in essere negli ultimi anni, soprattutto in questi ultimi mesi, che vedono il settore immobiliare in perenne crisi. Ce lo siamo detti, quindi non lo voglio ripetere, però FIAIP, oltre che fare una tutela e una resistenza legittima, e questo fa parte del nostro essere sindacato, non potremmo fare altrimenti per essere vicini e cercare di assistere al meglio i nostri associati e più in generale la categoria. Ma oltre a questo FIAIP, Paolo Righi ce lo ricordava prima, è intervenuto e sta intervenendo con tutta una serie di proposte che possono essere accettate o non accettate, purtroppo ci dispiace per quelle che non sono state recepite per carenza di fondi nel decreto sviluppo, perché potevano essere un incentivo importante in questo specifico settore in questo momento particolare, però stiamo cercando di fare sistema. La presenza del dottor Lancia in rappresentanza dei costruttori, dell'avvocato Scripelliti in rappresentanza di Confedilizia, con cui abbiamo oramai un sodalizio che dura da decenni, condividendo insieme aspettative, battaglie, proposte, iniziative che riguardano il settore casa, ne è la conferma. Siamo tutti consapevoli che questo è un momento di svolta, è un momento che, voglio dire, cambierà radicalmente anche i rapporti delle singole agenzie, del nostro modo di essere agenti immobiliari o mediatori creditizi, ma sicuramente cambierà in maniera, voglio dire, importante quello è tutto il modo di stare, di lavorare, di rapportarsi con i cittadini o consumatori della filiera. Ci sono tutta una serie di iniziative che il Presidente nazionale ha elencato e sul quale non mi soffermo. Abbiamo anche un tavolo di consultazione permanente con il notariato per cercare in un momento come questo di dare maggiore trasparenza al mercato, di dare maggiore garanzia a tutti coloro che si avvicinano all'acquisto a vario titolo e con tutte le varie problematiche che abbiamo visto anche stasera, appunto, all'acquisto di una casa, per cercare di dare la maggiore tranquillità possibile e la maggiore assistenza in questo percorso, che mi riferisco soprattutto all'ultima parte, è stata trattata con grande maestria e con grande competenza dal notaio Romone e dall'amico Armando Barzotti, che delle volte un po' è una gincana a girarsi fra le varie tassazioni, sapere come fare, quale atto o quale strada migliore perseguire per cercare di raggiungere il massimo possibile anche con un risparmio di costi. Io credo che stiamo cercando di lavorare in
concerto anche con gli altri, lo ricordava anche il Presidente della FIMA che è intervenuto prima, perché sicuramente da questo tunnel noi usciremo se sapremo fare squadra, ce lo siamo detti tante volte, ma se avremo anche al nostro interno e anche come modo di rapportarsi verso l'esterno, avremo e useremo dei metodi diversi. Io pensavo, mentre ascoltavo il dibattito, la tavola rotonda estremamente interessante che ha aperto i lavori di stasera, che in fondo al convegno di stasera forse c'era un convitato o più convitati di pietra che non c'erano, ma che sicuramente poi è intenzione della Presidenza nazionale FIAIP nel proseguo delle attività che abbiamo già in programma sul territorio. Noi parliamo di percorsi virtuosi e purtroppo la crisi ci ha messo di fronte a questo metodo diverso che dobbiamo avere, ma i percorsi virtuosi bisogna che in questo momento li facciamo tutti insieme. Quando il dottor Lancia diceva e ricordava un'amara realtà di come di alcune, non delle sole, ma di alcune considerazioni che stanno alla base, ad esempio, dell'adozione dei piani di sviluppo, dei piani regolatori, dello scegliere all'interno delle città dove va un'area industriale anziché residenziale. Ecco, io credo che anche come comuni, è il percorso che stiamo facendo, credo che debbano cominciare a sentire da oggi in poi tutta una serie di realtà che sono presenti sul territorio, ma che oggi hanno la loro presenza sul territorio con una consapevolezza maggiore rispetto al passato. Qui, e non posso fare altro che riferimento all'associazione che noi rappresentiamo, in questi anni anche sul social housing o sul settore sociale di quello che è nelle città, soprattutto in quelle ad alta tensione abitativa o in quelle dove fenomeni di socialità emergente rendono improcrastinabile e chiedono sempre delle risposte in tempi più stretti alla nuova socialità, mi riferisco al fenomeno dell'emigrazione, mi riferisco a tante cose che sono fenomeni non soltanto sociali ma diventano economici e civili. Ecco, FIAIP in questi anni sicuramente ha dato un contributo importante a quegli uffici competenti di grandi e piccole o medie città del nostro territorio nazionale, essendo presente agli uffici casa, agli assessorati casa, dove si parlava di contratti sociali, dove si parlava, voglio dire, di accoglienza e di stimolo a dare delle risposte economiche anche a quei nuovi fenomeni in cui le città e gli amministratori pubblici, a cui gli amministratori pubblici oggi devono dare risposta. Io credo che questo è l'inizio, come FIAIP e come federazione, di un cammino che ci vede impegnati su più fronti. Non possiamo fare altro che accettare la sfida che queste nuove esigenze, che la società, che il mercato oggi ci dà, cercando, e questo è l'appello che ho visto e oggi via Pisa è stato accolto, ma che continuamente facciamo a tutte le organizzazioni, le associazioni, i soggetti presenti nella filiera immobiliare. Ecco, oggi il momento è tale che deve vedere, pur nella pluralità di interessi e nella pluralità anche legittima di risposte che possiamo dare, ognuno per quello che rappresenta come categoria o come associazione professionale, ma tutti insieme sicuramente mossi dallo stesso bene che noi vogliamo all'Italia, per cercare di traghettare in questo momento e di dare il nostro contributo specifico per il raggiungimento del bene comune, sicuramente, ecco, questo appello che noi abbiamo lanciato e che viene accolto, continueremo in maniera sempre più marcata a cercare di condividere le idee degli altri, a condividere e a far condividere agli altri possibilmente le nostre, perché riteniamo che sia un contributo importante. Vorrei fare un plauso anche come segretario nazionale al collegio della
della nostra federazione al Collegio Toscano e a tutti i collegi provinciali della Toscana, perché si chiude con questa settimana un'attività estremamente intensa, in particolare visto che siamo ospiti stasera al Collegio di Pisa, che ha avuto questa intuizione sposata in pieno dalla Federazione Nazionale, non a caso questo è un convegno nazionale, e perché è stato un convegno alto, non mi distogliere se no tu mi fai perdere la chiusura, voglio dire Armando, ma questo segue quello che è stato il convegno provinciale a cui abbiamo partecipato ieri a Livorno, che dà la sensazione anche visiva di quanto questa federazione regionale sia viva. Mi complimento con Gianluca Bertini per l'alta professionalità. Grazie. E stile anche che ha avuto nel presiedere questa lunga maratona. Grazie. Di stasera io vi ringrazio. Ho visto tra il pubblico, a parte tutti i dirigenti, sì, i dirigenti di tutti i collegi provinciali della Toscana, e di questo gli ringrazio, ma ci sono amici che sono venuti dall'Umbria, dalla Spezia, da Bologna, e questo sta a significare quanto questo convegno abbia saputo cogliere quella è la percezione comune di noi agenti immobiliari, e non ci rassegniamo alla crisi. Purtroppo siamo costretti a subirla questa crisi, ma soprattutto in momenti di crisi ci applichiamo, perché anche attraverso strumenti giuridici, non dico nuovi, il notaio Romoli è stato molto bravo nel tratteggiare questi strumenti giuridici, ma con strumenti giuridici che l'ordinamento giuridico dà, ma desueti, perché quando il mercato va bene, voglio dire, siamo tutti bravi a cogliere l'opportunità. Quando il mercato va male bisogna essere laboriosi per cercare anche di trovare nuove strade che ci consentono tutti insieme di dare un contributo per superare la crisi. E con questo augurio vi ringrazio. Grazie. Buona Stefano, sera. Grazie mille. Un attimo solo. Allora, non sarò lungo come Stefano Bertelli, ma ho un dovere istituzionale come Pisa, personale con un amico e di contenuto. Questo convegno e i contenuti di questo convegno sono stati pensati da un signore che si chiama Luciano Passuti, che è il presidente onorario di FIAIP, che è venuto da Bologna e che all'interno della riunione del centro studi del 2 di febbraio, il giorno della neve, siamo arrivati tutti imbraccati con Luca e compagnia, mi ha detto: facciamo un convegno nazionale promosso dal centro studi, poi si può chiedere un po' di soldi a Righi dal nazionale? Sì, dice, però lo gestisci te nella parte fiscale con un notaio di Bologna, si fa a Bologna. No, lo gestisco io con la parte fiscale, ti ringrazio, con un notaio di Pisa, e proprio perché sei te si fa a Bologna. Poi per un tortellino di traverso non abbiamo potuto rispettare Bologna perché loro hanno abdicato sulla data, e quindi noi abbiamo goduto di un'idea che è nata da Luciano Passuti e da Bologna, che lo chiamo qua perché vogliamo... Ringrazio Armando per questa legittima, Pisa, per questa legittima, voglio dire, precisazione che io non sapevo, ma il segretario nazionale sa molto ma non può sapere tutto, e quindi grazie a Luciano. Una parola. Bene. Luca, vuoi chiudere te? Niente, allora io ringrazio i relatori e la parte del Collegio FIAIP Toscana. Un piccolo presente per il notaio Romoli, ringraziandolo, e anche per il nostro Armando Barzotti. Grazie. Grazie a tutti, buonasera.